tutti i ricordi degli ultimi 12 anni. Come 12 anni? Sono la dottoressa Giordano, ero la tua assistente. Scusi, sì. Non è importante. Io lo so che ci sono un sacco di cose che non ti piacciono di questa realtà. Ma nella tua vita prima dell'incidente c'erano anche tante cose belle. Sarò di nuovo bene. Lo sarai. E tornerò. Sentimi bene, brutto idiota. Se io non avessi tenuto in vita la mamma, tu non ti godevi proprio un bel niente. Magari se mi davi una mano invece di diventare il secondo problema della mia vita, ci prendevamo un po' di merda per uno. Vuoi fare di meglio? Non c'è un modo di musica. E io non posso nemmeno. Domani mi salgo l'impegno. Tu se posso darti ancora gioia o se vuoi dirmi addio, abbiamo perso qualcuno, non vedo la necessità di parlarne con la psicologa dell'ospedale. Tu hai perso più di tutti. La gravidanza era appena cominciata, non significava ancora niente per me. Lorenzo ha lasciato un grande vuoto in tutti noi, non solo in me. Io metto al sicuro la memoria di Lorenzo e me ne vado a Genova. Come ho deciso? Aspettavo un figlio da un collega. Lorenzo. Lorenzo non voleva mio. Io non volevo neanche Lorenzo, pensare. Ti amo, Giulia. Faccio sempre il cretino solo per il gusto di sentirti ridere. Noi abbiamo sentito il battito del suo cuore. Era velocissimo, io.